che comico, ma che comico che sei. Diamo fastidio, per caso vuole che andiamo via? Beh sì, ho bisogno di stare un po' da sola. Andiamo via? No, se ne va lei. Caro Ugo, senza di te qui i giorni sembrano tutti uguali. Pensa che ieri era lunedì, proprio come il primo giorno della scorsa settimana. Questa notte non ho dormito perché sono stata tutto il tempo a saltare sul letto. Mannaggia quelle bistecche di canguro. Dopo essermi alzata ho fatto il bagno due volte. La prima avevo sbagliato a mettere le piastrelle. Appena uscita di casa ho avvertito un grande senso di vuoto. Eppure mia madre me l'aveva detto di stare attenta a quella buca. Poi sono andata a comprare un telescopio telescopico. Abbiamo trattato 50 euro, 100, 150, 100, 50, 25. Ricordi il cavalluccio a dondolo sul quale giocavamo da bambini? Purtroppo si è rotto. E l'ho dovuto abbattere. E ricordi quando l'ultimo dell'anno buttavamo dalla finestra le cose vecchie? Purtroppo quella volta la nonna non è riuscita ad aggrapparsi alla bambina. Scarabocchio Ugo, ma avevo chiuso gli occhi. Ora ti lascio perché si è fatto tardi. Domani devo rifare l'esame del sangue. È già la terza volta che mi bocciano. PS, forse le mie parole ti saranno sembrate un po' difficili. E allora leggi queste. 33 trentini scoprirà nel tempo, tutti e 33 trotterellando, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, se l'arcivescovo di Costantinopoli...